Ciao, oggi parliamo dell'ultima parte della produzione di Foscolo e parliamo fondamentalmente di cinque opere in modo particolare. Cominciamo con la prima, Le Grazie. Le Grazie è un poema, quindi è un'opera scritta in versi, nel decasillabi sciolti, è un poema mitologico perché ha come protagonista appunto le Grazie, che sono delle divinità intermedie tra cielo e terra, dedicato ad Antonio Canova, che è appunto l'artista che ha realizzato questo trittico, Le Tre Grazie, che al momento si trova a Londra. Sicuramente voi conoscete, Antonio Canova è uno dei principali esponenti del neoclassicismo per quanto riguarda l'arte. Allora, è un poema incompiuto. Foscolo lo abbandona, lo scrive durante praticamente tra il 1812 e il 1813, sono gli anni in cui si trova a Firenze, nella villa, nella tenuta di Bello Sguardo, quando ancora, praticamente quando è in esilio, dopo il ritorno degli austriaci a Milano. È un'opera che viene lasciata incompiuta poiché, un po' come Parini, alla fine della sua esperienza, della sua produzione, della sua vita, è come se il pessimismo prendesse il sopravvento rispetto alla teoria delle illusioni. Come è strutturata? Praticamente l'opera, Foscolo aveva in mente di scrivere tre inni, ciascuno dedicato ad una delle tre grazie, quindi un inno dedicato a Venere, che è la dea della bellezza, un inno dedicato a Vesta, che è la custode degli affetti familiari, quindi del focolare domestico, e poi un inno dedicato a Pallade, che era la dea dell'ingegno. Di che parla quest'opera? E effettivamente i tre inni sono stati scritti, è il contenuto degli inni che non è portato a termine. Praticamente Foscolo dice che queste tre grazie sono delle divinità intermedie tra cielo e terra. E qual è la loro funzione? Quella di migliorare l'uomo attraverso le loro caratteristiche, in modo particolare attraverso la bellezza. Solo la bellezza permette, la bellezza delle grazie permette all'uomo di uscire dal suo stato di bestialità, di feritas, permette all'uomo di migliorarsi. Praticamente queste tre grazie, sui colli di Bello Sguardo, quindi in provincia di Firenze, sono venerate da alcune donne che un po' svolgono la funzione di sacerdotesse. Sono delle donne che Fosco l'autore conosce e nello specifico sono Eleonora Nencini, Cornelia Martinetti e Maddalena Bignami. Queste tre sacerdotesse incarnano, proprio perché sono devote alle grazie, incarnano tre arti che possono permettere all'uomo di migliorare, cioè la musica, la poesia e la danza. Quindi queste sacerdotesse che ovviamente entrano in contatto con gli uomini permettono alle grazie di agire, quindi il messaggio allegorico è che tramite l'arte, le arti, l'uomo può migliorare, può passare, può potenziare la propria humanitas. Che cosa succede? Queste grazie, che vi dicevo prima sono delle entità divine tra cielo e terra, vivono sulla terra sotto forma, dietro le sembianze di donne, ma gradualmente entrando in contatto con gli uomini, perché il loro compito è quello di renderli civili, entrando in contatto con gli uomini cominciano ad essere danneggiate perché le passioni, la sete di potere, tutto ciò che c'è di brutto nell'umanità tutto ciò comincia a rendere opaco il valore delle grazie. Per cui, prima di essere completamente schiacciate, le grazie si rifugiano sull'isola di Atlantide e questo è il contenuto del terzo inno. Praticamente sull'isola d'Atlantide queste grazie devono trovare un modo per ritornare sulla terra, a svolgere il proprio compito senza essere intaccate dalle passioni umane, per cui Pallade, che era la dea dell'ingegno, decide di creare, di tessere un velo. Questo velo doveva avere la funzione di proteggere, di mascherare come una sorta di armatura, doveva proteggere le grazie rispetto alle passioni degli uomini, per permettere appunto a loro di svolgere questa funzione. Non sappiamo come sia andata a finire, cioè non sappiamo se le grazie siano tornate, se siano riuscite a cambiare gli uomini, se siano state sopraffatte. Non lo sappiamo perché Foscolo non ha mai portato a termine il poema. Perché è importante quest'opera? Allora, è importante perché Le Grazie ha una struttura neoclassica, a cominciare proprio dal valore della bellezza, per passare proprio alla figura delle divinità. Quindi diciamo che da questo punto di vista le grazie si avvicinano alle odi. Anche perché qui Foscolo dice di voler ricercare l'armoniosa melodia pittrice. Questa è una metafora che lui utilizza per parlare della ricerca dell'armonia formale, cioè quando scrive cerca un linguaggio, cerca una forma, scusatemi, calibrata sul laborlime, in cui ci sia una musicalità e un equilibrio formale. Poi è un'opera neoclassica anche per l'uso dell'allegoria, ripeto, queste donne, queste divinità che in realtà corrispondono a precisi valori, le sacerdotesse che rappresentano le armi. E poi vediamo che il testo è neoclassico per la valenza civile che viene attribuita alle grazie e appunto all'intera opera. La cosa interessante che dobbiamo sottolineare è la funzione di questo benedetto velo. Che cos'è il velo?
Innanzitutto il velo è una creazione dell'ingegno, quindi è un qualcosa che viene creato dalla mente. Uno. Due, oggettivamente è un'armatura, ma questa armatura che serve per difendersi dalla bestialità dell'uomo, a livello metaforico può indicare qualcos'altro. Che cos'è il velo? Il velo a livello allegorico è un filtro. È un filtro che permette alle grazie di agire sull'uomo, ma allo stesso tempo permette all'uomo di relazionarsi con le grazie, perché l'uomo è un essere finito, limitato. La sua mente non potrebbe sopportare la visione della divinità, che in questo caso è infinita e assoluta. Metaforicamente, l'uomo è limitato, non può accettare degli ideali come la bellezza che riesce a vincere il tempo e lo spazio. Perché non riesce a comprendere questo? Perché la mente dell'uomo è finita, la mente dell'uomo è soggetta al tempo, non può comprendere l'infinito. Allora, l'unico modo per comprendere questa idea è filtrarla e renderla opaca e renderla alla propria portata. Quindi diciamo che il velo, letteralmente, è uno strumento che consente alle grazie di proteggersi rispetto alla cattiveria e alla bestialità dell'uomo. Allegoricamente, invece, rappresenta il filtro, lo schermo, lo strumento che permette all'uomo, essere limitato, di comprendere delle entità che poi sono delle illusioni illimitate, non soggette al tempo e allo spazio, e per questo perfette. L'idea di bellezza perfetta noi non l'abbiamo, perché quando noi pensiamo alla bellezza sappiamo che tutto ciò che è bello è destinato comunque alla morte, alla fine. In che modo cerchiamo di sviluppare l'idea di infinita bellezza? Se la paragoniamo ad esempio alle statue neoclassiche. Questa è un'immagine di bellezza eterna, perché non cambia, perché sono eternamente giovani, sono proporzionate, le linee sono morbide. L'abbiamo filtrata attraverso, in questo caso, una statua. Ecco, il velo è il filtro che ci consente di guardare un qualcosa che è eccessivamente grande rispetto al nostro essere finito. È come se noi decidiamo di guardare dritto il sole, ci accechiamo, quindi per guardarlo mettiamo gli occhiali da sole, mettiamo un filtro, uno schermo che ci permette di avere una visione distorta, ma comunque sempre più completa rispetto a quanto non possiamo fare senza. Questo è per quanto riguarda le grazie. Le altre opere di cui invece vi parlo sono delle opere ritenute minori e che non possono essere ingabbiate nettamente nello schema opere neoclassiche, opere preromantiche. Allora, innanzitutto abbiamo. A questo punto vi metto direttamente la mappa di sintesi del vostro libro, così se avete dubbi sui nomi, li guardatela là. Allora, a questo punto parliamo un attimo, eccolo qui, della notizia intorno a Didimo Chierico. Che cos'è? È un'opera, è un romanzo autobiografico, no, scusatemi, è un romanzo contemporaneo alle Grazie, mi vedo singhiozzo. È un romanzo contemporaneo alle Grazie in cui appunto Foscolo racconta la storia di questo Didimo Chierico. Chi era Didimo Chierico? È un personaggio che Foscolo ha inventato, a cui aveva attribuito la traduzione del Viaggio sentimentale di Laurence Sterne. Era questo Viaggio sentimentale, era un romanzo, questo è veramente esistito, era un romanzo inglese che Foscolo autore aveva tradotto durante gli anni francesi. Quando poi ha pubblicato la traduzione, non l'aveva firmata a nome proprio, l'aveva attribuita a questo Didimo Chierico. Era uno pseudonimo, un personaggio che lui aveva inventato. Siccome praticamente tutti quanti cominciavano a chiedere chi fosse e chi non fosse questo Didimo Chierico, Foscolo scrive il romanzo Notizie intorno a Didimo Chierico, in cui racconta la biografia di questo personaggio. Didimo Chierico, così come Jacopo Ortis, Didimo Chierico è un alter ego, cioè rappresenta un aspetto della personalità di Foscolo. Il nome Didimo fa riferimento al nome di un grammatico greco. Chierico fa riferimento alla professione, perché appunto era un chierico. Chi è questo Didimo Chierico? È un anziano, un vecchio uomo che è disilluso, non ha viaggiato molto e continua a viaggiare tuttora. Vive anche di traduzioni, appunto, ed è completamente, come dire, stanco delle illusioni, non crede più alle passioni, si è reso conto che la società si basa su cose inutili, vane, e quindi compresa la società letteraria, per cui sente il bisogno di prendere un po' le distanze appunto dalle passioni, non vuole più le illusioni. Quindi diciamo che Jacopo Ortis e Didimo Chierico sono le due facce della personalità di Foscolo. Jacopo Ortis è l'uomo passionale che vive delle illusioni, ma non le riesce a gestire e quindi si suicida. Didimo Chierico invece è l'uomo maturo che, forse perché le ha sperimentate troppe queste illusioni, si sente stanco e esageratamente coinvolto dalle illusioni e quindi ne prende le distanze. Quindi c'è un tono disincantato, distaccato rispetto alla produzione precedente.
Infatti, proprio per queste sue caratteristiche, Didimo Chierico è definito come l'anti-Ortis. Poi, per quanto riguarda il resto della produzione, Foscolo si lega anche al teatro, scrive, vedete qua, vi fa vedere tre tragedie, ma io ve ne parlo di una in modo particolare, che è Aiace. Allora, Aiace, di Aiace ve ne ho parlato prima, quando vi parlavo della, prima, insomma, nella lezione precedente, quando vi parlavo dei sepolcri. Aiace era uno dei due che si contendevano le armi di Achille, l'altro era Ulisse. Aiace, e siccome non riesce, insomma, perché Ulisse sull'astuzia lo batte, ossessionato dall'idea di queste benedette armi, si suicida. Questa tragedia è importante perché è una tragedia con argomento politico. C'è la contrapposizione tra un mondo feroce, che è quello della politica, in cui vale tutto e il contrario di tutto, basta arrivare all'obiettivo, e l'idea invece dell'aspirazione, la speranza di una società migliore basata sulla libertà. Chi è il personaggio che incarna questo desiderio di società più giusta? Non è Aiace, ma è la moglie. La moglie cerca in qualche modo di far cambiare idea al marito, cerca di farlo desistere su questo desiderio ossessivo delle armi di Achille. In qualche modo cerca di spiegare che non è importante tutto ciò, che quell'esercizio di violenza contro Ulisse, quel voler fare muro contro muro non serve a nulla. Ma Aiace è ossessionato, per cui continua sulla propria strada e pagherà ciò con la morte, col suicidio. Come dire, nelle tragedie, anche nelle tragedie, Foscolo si rifà al mondo del mito e come modelli, oltre appunto alla tragedia greca, riprende ovviamente la tragedia di Alfieri. Poi, Foscolo è molto attento anche, l'abbiamo capito, al mondo classico ed è un traduttore in prima linea. Tra i vari testi che Foscolo traduce, ovviamente, vediamo se qua ve lo cita, ovviamente no, traduce La chioma di Berenice. La chioma di Berenice era un testo di Callimaco. Già Catullo nel Liber aveva approntato una traduzione dal greco al latino. Siccome Foscolo mastica abbastanza bene il greco, va a tradurre direttamente dall'originale, quindi scavalca la traduzione di Catullo e si rifà direttamente al modello greco. Berenice chi era? Berenice per Catullo, vi parlo insomma di come la vede Catullo, è l'immagine della fedeltà, questa donna che sperando di riavere il proprio uomo indietro che era partito per una missione, chiede appunto aiuti agli dèi e dice in cambio io vi sacrificherò, vi offrirò la mia treccia. Effettivamente il marito torna e questa treccia tagliata diventerà la chioma di Berenice, appunto una cometa. Catullo vuole esaltare l'immagine di questa fedeltà, anche perché sapete benissimo che nel Liber, insomma, lui intendeva il rapporto con Lesbia come fedus basato sulla fides ed era esattamente il contrario perché Lesbia era comunque una donna fedifraga e la fedeltà non sapeva proprio dove stesse di casa. Quindi figuratevi il patto dell'esclusività. Però comunque Catullo fece questa traduzione e Foscolo invece partì direttamente dal modello greco, quindi l'attenzione per il mondo delle fonti direttamente. L'ultima opera di cui vi parlo, e ho chiuso veramente, fa riferimento a uno dei tanti studi di critica letteraria che Foscolo appronta soprattutto durante gli anni dell'insegnamento a Pavia. Scrive sulla Divina Commedia, scrive su Petrarca, scrive sul Decameron. Per quanto riguarda lo specifico la Divina Commedia, Foscolo si sofferma a criticare, insomma, a scrivere una critica sul quinto canto dell'Inferno. Perché è interessante? Perché Foscolo delinea un commento che non è filologicamente corretto, cioè non rispecchia l'idea dell'autore, sovrappone il proprio pensiero a quello che era il testo originario di Dante. Perché? Noi sappiamo benissimo che, dov'è che lo fa? Parlando dell'episodio di Paolo e Francesca, noi sappiamo benissimo che Dante, nei confronti di Francesca, prova quasi una sorta di compassione, di coinvolgimento emotivo che lo porterà poi a svenire a fine canto. Perché? Perché pensa che anche lui ha passato quei momenti, anche lui per una certa fase della propria vita è stato vittima dell'amor cortese, dell'immoderata cogitatio, però poi effettivamente Dante ha superato quella fase approdando all'amor caritas, vi ricordate, l'amore che loda pur non avendo nulla in cambio e quindi capisce l'errore in cui praticamente era caduto e capisce a cosa sarebbe potuto andare incontro e sviene. Quindi diciamo che quello svenimento è dovuto al fatto che Dante tocca con mano quella paura che aveva fino a quel momento soltanto immaginato, cioè perdere se stessi e la propria anima per colpa dell'ossessione amorosa. Invece Foscolo che dice in merito a Francesca? Dice che Dante è come se si sdoppiasse, perché Dante autore, Dante uomo, scusatemi, condanna i lussuriosi.
li condanna perché hanno sottomesso il libero arbitrio alla passione. Ma il Dante poeta, invece, elogia Francesca. Elogia Francesca perché e ne fa quasi un'eroina, perché Francesca in qualche modo cede alla forza dell'amore, si fa ingentilire, si fa migliorare e rinuncia alla propria anima pur di mantenere fede a quell'amore che per lei era il vero motore di tutto. Ecco, questa è un'interpretazione che è Foscolo, autore, che aggiunge, non è di Dante. E perché Foscolo l'aggiunge? Perché noi sappiamo che per Foscolo l'amore è una delle illusioni che possono rendere migliori la vita. Con questo si chiudono le nostre lezioni su Foscolo. A malincuore, ma ho dovuto concentrarle. Ciao!